Ecco leone e leonessa, dov'è dentro? Dopo c'è pure questa puma, non so dov'è, scampata, è piena di gente, benissimo. Guarda qua! Lupo! Leopardo persiano, dentro c'è, non so dov'è. Eccola, grandissima tartaruga, proprio grande. Ma tutti gli animali mi si stanno avvicinando, io non capisco, tutti mi salutano, era ferma lì. Vieni, vieni, tarti, tarti. Eccola. Che grande. Ecco una piccola accanto. Eccola, mi si è avvicinata proprio. Mici, mici. Tutto da vedere. Ecco Cocadù. Cocadù bianco, eccolo. Gialla. Gialla ara. Qua scrive che non si può nutrire gli animali, ma non lo so perché non scrive pure in inglese o in italiano, lo so, Ecco, povero animale, perché proprio deve tagliare l'erba. Alpaca. Eccoli. Sono tantissimo posto, tutti gli animali. Hey! Lumpi! Hey! Questo è un problema, no? Eccola. Kangaroo. Ecco tutto. Ecco con il piccolo insieme. Ecco, tutto in aperto ci sono questi animali. Ecco, anche le scimmie sono in aperto, senza la rete, niente. Eccole. Un'altra scimmia piange qua. Ecco. Se qualcuno ha bambini piccoli, non c'è il più bello posto in tutto il mondo da vedere. Non mi piacciono i palazzi di Londra, New York, no, a me piace questo. Eccolo. Qua c'è pure una trattoria, ecco, per i bambini da giocare. Si può passare 3-4. Ecco il trenino, là dietro saltano bambini. C'è bellissimo posto. Eccola la giraffa.
Comolo, qui c'è uno display. Ecco le volpe. Spino? Dentro la sedia. Ecco i pitoni indiani. Come una cornice. Questo è selvatico. No. Questo è velenosissimo. Questo è un serpente americano, pantigana si chiama, pantigana americana, non so. Questo è un vivario, questo è il serpente americano di nuovo. Questo. Questo zoo è lungo 4 km, ci sono 19 ettari, dopo circa 600 animali vivono qua. Ecco, qua c'è una giovane ragazza che c'ha pure il ragno vivo sulla mano e non ha paura, Benina, bene. Taglia uno. Che brava. Adesso non ci sono più nello zoo, ma sono qua sempre sotto quello Rožnik, dove si può cavalcare. E dopo c'è una bellissima trattoria con la cucina ottimissima serba, c'è pure la musica, i prezzi buonissimi e così. Si può sedere fuori, dentro, parcheggio c'è. Adesso andiamo verso il bellissimo Bled, che si trova circa 40 km dalla Ljubljana. Qua sotto adesso si trova pure l'aeroporto di Brnik, sotto quelle montagne. Ci troviamo un poco prima di Bled, qua c'è il bellissimo castello di Podwin, c'è un ristorante.